Io mi chiamo Antonio Scurati e faccio lo scrittore anche. Il vostro preside è, al secolo Alessandro Baricco mi ha chiesto di tenere un ciclo di lezioni sulle battaglie che hanno segnato la storia, prevalentemente la storia culturale dell'Occidente. Detto ciò, io ho deciso di cominciare in qualche modo dall'origine forse non dal principio ma dall'origine. La cultura marziale, la cultura guerriera e non solo quella guerriera, dell'Occidente ha una data d'inizio, un luogo d'origine nella storia, ne ha uno ovviamente eh, nella letteratura che, che si trova, come voi ben sapete, nell'Iliade di Omero. La civiltà occidentale, tra le sue peculiarità, ha anche questa, vale a dire che i suoi testi sacri non sono testi religiosi, sono testi letterari. I testi fondativi della tradizione occidentale mh, sono due poemi epici, l'Iliade e l'Odissea. Qualcuno vi dirà che certo c'è anche la Bibbia che ha un ruolo di fondazione della civiltà occidentale e non avrebbe torto nel dirlo. Eh, ciò non di meno, la, secondo molti e per molti secoli si è ritenuto, ha ragione, che l'origine della nostra civiltà andasse fatta risalire all'Iliade e all'Odissea. E questo è molto peculiare, non lo dimenticate, non si tratta di libri religiosi. Scritti da sacerdoti, ma da eh, trascrittori dei canti bardici e quindi al fondamento di ciò che noi siamo ci sono delle opere letterarie, mm? le chiameremo noi oggi. La prima di queste racconta di guerra. Mi accorgo già di essere fuoristrada, perché tanto vorrei parlarvi dell'Iliade, ma non posso. C'è una seconda origine che non è appunto, diciamo così, letteraria ma storica della cultura marziale e non solo di quella marziale ma della cultura stessa dell'Occidente che si trova in un luogo ben preciso della Grecia odierna, vale a dire sulla piana di Maratona. Vi parlerò oggi della battaglia di Maratona che è nota universalmente per aver dato luogo a una corsa, la corsa che sta a fondamento della cultura sportiva moderna, la Maratona per l'appunto, che dovrebbe, stando alla leggenda, riprendere eh, la corsa che l'Araldo Filippide, lunga 42 km, avrebbe eh, compiuto dal luogo della battaglia, cioè la piana di Maratona, che dista per l'appunto 42 km da Atene, e la città di Atene, dove avrebbe annunciato la vittoria, salvo poi stramazzare al suolo. Maratona fu effettivamente la battaglia della corsa, ma non è di questa corsa che noi parleremo. Non della corsa di Filippide, che fra l'altro eh, non è mai accaduta in quei termini storicamente, ma di un'altra corsa che poi vedremo. Ma per eh, farlo dovete usarmi la cortesia di seguirmi per l'appunto indietro di 2500 anni sulla piana di Maratona, dove in questo momento è notte. È la notte tra il 9 e il 10 di agosto del 490 a.C. La data è incerta, ma noi convenzionalmente la posizioniamo in questa notte. È la notte prima della luna piena ed è un particolare da non trascurare, poi vedremo perché. È l'ora in cui normalmente tutti dormono, in cui, per citare il poeta, anche le cime dei monti e i mostri degli abissi dormono. È l'ora del lupo. In quel momento il Polimarco Callimaco, che sarebbe il capo militare, viene svegliato dai suoi mh, attendenti e gli si annuncia l'arrivo di messi dagli avamposti. Cosa è successo? È successo che alcuni greci della Ionia, le coste della Turchia per intenderci, che erano stati arruolati a forza, nell'esercito persiano, esercito di invasione, notte tempo col favore delle tenebre, come si suol dire, hanno abbandonato il loro campo, hanno attraversato la terra di nessuno e sono giunti nel campo degli ateniesi. Ah, non vi lasciate distrarre, noi siamo sulla piana di Maratona nella notte tra il 9 e il 10 di agosto del 490 a.C. Loro non c'entrano. Arriva l'araldo dagli avamposti, porta delle notizie spaventose che hanno recato questi Greci della Ionia che sono scappati dall'accampamento dei persiani e si sono, eh, col favore delle terre, hanno raggiunto quello dei greci dall'altra parte. Allora Callimaco subito fa svegliare i dieci capi delle tribù di Atene, eh? allora Atene, la popolazione di Atene era suddivisa in dieci tribù, li chiama consiglio, si tiene consiglio di guerra. Che cosa? Quale notizia terribile hanno portato i greci della Ionia? La notizia è che i persiani che sono schierati in fondo alla piana di Maratona, di fronte all'accampamento all dei Greci, stanno reimbarcando sulle navi con cui sono giunti parte della fanteria e buona parte della cavalleria. Cosa significa questo? Significa che Atene, che dista 42 km dal punto in cui loro si trovano, sta correndo un rischio mortale, perché i persiani sono chiaramente intenzionati, col favore delle tenebre notte-tempo, a meglio, alle prime luci dell'alba, perché di notte nel mondo antico non si navigava, a doppiare capo Sunio, a sbarcare nella piana del Falero e da lì ad attaccare Atene in difesa, perché tutto l'esercito di Atene è schierato sulla piana di Maratona. Cosa fare? I dieci capi delle tribù e Callimaco tengono consiglio di guerra. La mente di tutti va a pochi giorni prima, circa una decina di giorni prima, l'inizio di agosto, quando è giunta ad Atene la notizia che un esercito di invasione persiano era, per l'appunto, sbarcato sulla piana di Maratona. A bordo di due o 300 trireme, i nemici erano sbarcati a Maratona. A quel punto si era tenuto un altro consiglio, diciamo così, nella città. E ci si era chiesti che cosa fare. Dunque, le alternative sostanzialmente erano due. O rimaniamo dentro le mura delle città, presidiamo gli spalti e ci difendiamo, dentro la città, oppure usciamo, andiamo incontro alla forza di invasione persiana e li affrontiamo in battaglia in campo aperto. Le posizioni erano contrastanti, come sempre accade, c'erano degli elementi a favore e contro. Il principale elemento a sfavore era che mai una città greca nel corso di ormai 60 anni di guerre contro i persiani aveva resistito ad un assedio dell'esercito imperiale persiano si temevano addirittura dei tradimenti, perché la città era suddivisa in fazioni e c'erano delle fazioni che comunque non erano favorevoli al potere in quel momento dominante e quindi si temeva potessero aprire ai persiani assedianti. Spesso le città assediate cadono a causa di tradimento. Qualcuno dentro si accorda con gli assedianti e apre al nemico. Queste ragioni fecero sì che prevalse l'orientamento che fu proposto da Milziade, che era uno dei come dire, capi militari della città, secondo il quale sarebbe stato meglio abbandonare la città, marciare verso il nemico, andare lì dove il nemico era sbarcato, accamparsi sulla piana di Maratona e attendere la mossa del nemico, attendere anche l'arrivo di Sparta. Come molti di voi sapranno, l'altra grande città, diciamo così, della Grecia all'inizio del V secolo, città di grandissime transizione guerriera, era Sparta. Sparta era molto restia all'epoca a combattere al di fuori del Peloponneso, cioè del suo territorio, diciamo così, di controllo. Ma di fronte alla minaccia dei persiani, che era una minaccia dell'intera Ellade, gli ateniesi speravano che Sparta corresse in loro soccorso. E qui interviene. Il famoso Filippide. La sua grande impresa non fu quella di correre da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria, ma fu quella di coprire la distanza che separava Atene da Sparta, 220 km di terreno accidentato di corsa in due giorni. Su consiglio di Milziade gli ateniesi decisero di, di marciare, di uscire dalla città raggiungere la piana di Maratona, invita inviare Filippide a Sparta, sperando che lui tornasse insieme al soccorso degli Spartani, e attendere. Allora, in quel momento accade una delle prime tante cose straordinarie di questa vicenda. Chi marciò verso Maratona? Marciarono tutti. In greco si dice si diceva pandemia in massa. La popolazione della città di Atene era, all'epoca, nel 490 a.C., composta di 30.000 cittadini. Eh? 15.000 di questi erano cittadini agiati, diciamo così. Agiati non dovete immaginare ricchi. Per agiato si intende un cittadino in grado di eh, comprarsi una panoplia o panoplia che dir si voglia, cioè un armamento per combattere. Per essere cittadino a pieno titolo, all'epoca, nel mondo antico, eh, dovevi poter essere guerriero. Nelle società arcaiche, poi per molti secoli, la guerra era stato un privilegio di casta dell'aristocrazia. Atene, in questo si distingue, poi lo vedremo nella battaglia, dal resto del mondo conosciuto per il fatto che il privilegio della guerra non era più un privilegio aristocratico. Tutti i cittadini avevano il diritto e il dovere di fare la guerra. Gli unici che potevano farlo erano però quelli che erano in grado di dotarsi di un'armatura, cioè di sostenere il costo. La metà dei 30.000 ateniesi, 15.000, era in grado di eh, comprarsi un'armatura. Fuori le mura di Atene, dopo la decisione, marciarono 10.000 opliti poi vedremo chi sono. Il che significa, se togliamo i vecchi e i bambini, che marciarono tutti gli uomini abili alla lotta, dotati di armamento. Provate, è una mobilitazione alla guerra che non aveva allora precedenti nella storia dell'umanità e non l'avrà più e, non, e non, non avrà uguali nemmeno in seguito, senza pari nel passato e nel futuro. Eh, è come se qualcosa minacciasse questo luogo e tutti, diciamo così, gli individui abili, si muovessero da qui in marcia per andare a contrastare la minaccia. Eh, Torino quanti milioni di abitanti fa? Uno. Ecco, è come se, mi perdonino le donne, però nel mondo antico le donne non erano ritenute idonee alla guerra. È come se, oggi lo sarebbero, quindi mettiamolo nel conto, è come se, un esercito nemico minacciasse Torino, non so, da Alessandria, da, che ne so, qual è una città vicino, da Cuneo, come se i persiani fossero sbarcati a Cuneo e tolti vecchi e bambini, tutti gli individui abili uscissero in massa da Torino per andare a Cuneo a combattere i persiani, non so, incluse le donne, 700.000 individui, questa era la proporzione della mobilitazione punto democratica della cittadinanza di Atene. Arrivarono a Maratona. I persiani erano sbarcati ovviamente dal mare e si erano accampati in prossimità della spiaggia. Gli ateniesi si accamparono invece nei pressi di un tempio di Eracle ai piedi dei colli che terminavano dove cominciava la piana di Maratona, in un punto eh, strategico in modo da impedire, da sbarrare la strada per Atene ai Persiani. Dopo lo vedremo nella mappa. Adesso, alcuni giorni dopo, quando al nottetempo, nell'ora del lupo, all'accampamento dei greci, giunge la notizia che i persiani si stanno rimbarcando, soprattutto stanno rimbarcando la cavalleria, per aggirarli e andare ad attaccare Atene in difesa, si ripropone lo stesso dilemma che si è proposto alcuni giorni prima quando decisero di marciare fuori dalle mura. Che facciamo? Eh? Torniamo indietro e difendiamo la città presidiando gli spalti da dentro le mura, preparandoci a un assedio? Mm? Oppure teniamo questa posizione favorevole? Perché i greci erano accampati in una posizione molto favorevole, ai piedi dei colli, quindi in posizione un po' sopraelevata rispetto ai persiani, che dovendoli attaccare a piedi o a cavallo, stando in una posizione, diciamo così, eh, 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 più bassa erano nettamente sfavoriti. Ma se teniamo la posizione ci condanniamo a un quasi sicuro disastro, perché Atene è pressoché in difesa. L'altro elemento di dubbio è che loro stavano ancora aspettando gli Spartani. Quando Filippide era giunto a Sparta, dopo due giorni, eh, cioè il secondo giorno da che era partito, 220 km di corsa, gli Spartani cosa gli avevano detto? Sì, la minaccia è gravissima, riguarda tutta la Grecia, ma eh, per antichissime tradizioni i guerrieri spartani non combattono fino alla Luna Nuova, sembra una presa in giro. No, 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 è vero che gli spartani erano riluttanti a impiegare le proprie armi al di fuori del Peloponneso, ma è anche vero che avevano una stretta osservanza di alcuni rituali e precetti religiosi. Praticamente gli dicono: per sette giorni dovete cavarvela da sola, poi arriviamo. In quel momento è il settimo giorno da quando Filippide è arrivato a Sparta, quindi eh, gli Ateniesi hanno buone speranze che nell'arco di due o tre giorni l'esercito spartano giunga a dargli manforte. Nel consiglio di guerra, ovviamente, la decisione diventa drammatica, c'è chi propende per tornare indietro. Eh? e difendere Atene dal di dentro, consapevole però che nessuna città greca ha mai resistito a un assedio da parte dell'esercito imperiale persiano, consapevole che molti dei 10.000 che sono in questo momento sulla piana non ci arriveranno ad Atene perché provengono dal contado e quindi lungo la strada ritorneranno a difendere le proprie case e le proprie famiglie. Altri invece dicono teniamo la posizione, la posizione è favorevole, aspettiamo l'arrivo di Sparta. In quel momento prende la parola, come al solito, Milziade. E Milziade, che è quello che li aveva convinti a marciare, dice una cosa. Dice dunque, se le triremi persiane salpano alla, alle prime luci dell'alba, e prima non possono salpare perché di notte nel mondo antico non si navigava, anche se proprio schiantano gli schiavi, che sono i remi, prima del crepuscolo non arrivano alla baia del falero. Ci vogliono circa 11-12 ore, va bene? Siccome noi a piedi per tornare ad Atene, se proprio facciamo una marcia a tappe forzate, ci mettiamo 6-7 ore, questo vuol dire che abbiamo una finestra di tempo di circa 5-6 ore. Al che i capi delle tribù greche dicono, scusa, una finestra di tempo per fare che cosa? Non capiscono. Per dare battaglia, dice Milziade. Cos'altro? Propone di abbandonare la posizione favorevole ai piedi dei colli non per tornare ad Atene a difendere la città presidiando gli sparti dall'interno, ma per attaccare l'esercito persiano schierato nella piana. Ovviamente tutti lo prendono per folle per vari motivi. Primo, perché sono terrorizzati dai persiani. I persiani eh, ma Ve li faccio vedere. Lo so che queste cartine vi rievocano reminiscenze scolastiche. Impero persiano, lo vedete? Quell'enorme macchia verde con i confini gialli, va dall'Indo al Nilo e oltre, dall'Anatolia all'India. Guardate i greci lì. I greci sono quella cacchetta lì, adesso si vede poco, in alto a sinistra nell'inquadratura, che sta per uscire dal quadro. E così erano percepiti i greci delle prime città-stato dell del, del, della fine del VI secolo o dell'inizio del IV secolo dagli imperatori persiani. Ne avevano a stento notizia. Sapevano che c'erano delle piccole città ai confini del mondo conosciuto, su degli scogli popolate da una popolazione ostile e bellicosa, cui loro avevano offerto alleanza quando volevano rovesciare il, il, il regno di Creso no, nella media e questi qui avevano rifiutato. Erano qualcosa di veramente periferico no? i greci per il centro del mondo. Era Susa, la capitale dell'antico impero persiano. Le civiltà importanti con cui i persiani nella loro scesa si erano confrontate erano l'antica civiltà babilonese, l'antica civiltà egizia, non quella greca di cui non sapevano nulla. Erano il più potente esercito del più grande impero del mondo conosciuto e facevano paura. Eh? Anche per come si conciavano, ma facevano paura. Non solo, ma loro erano su posizioni favorevoli, ai piedi dei colli, attaccarli significava abbandonarle queste posizioni. Eh, è vero poi che i persiani stavano imbarcando parte della flotta, e buona par scusate, parte della fanteria e buona parte della cavalleria, ciò nonostante continuavano a essere enormemente superiori di numero, erano molti di più. Oggi si stima che l'esercito di invasione capitanato da Dati e Artaferne contro cui i greci si batterono a maratona fosse di tre volte superiore al numero dei greci, eh, tra le due e le tre volte, ma più probabilmente tre volte. Ciò non di meno, Milziade è convinto della vittoria, ha un piano dice schieriamoci, se lo facciamo alle prime luci dell'alba, dopo averli battuti, abbiamo ancora sei ore di tempo per tornare ad Atene e difendere la città dalla flotta che intanto sta aggirando il capo su mio. Bon. Gli araldi girano fra le tende, eh? ravvivano i fuochi da campo che sono diventati braccia durante la notte, i servi cominciano a preparare un pastone, eh, una zuppa di avena e verdure cominciano perché non si scende mai in battaglia a stomaco vuoto. Cominciano ad annacquare il vino non perché ne volessero bere meno, eh, perché ne berranno molto, non si scende mai in battaglia a stomaco vuoto e sobri. Questa è un'altra regola che accompagnerà gli uomini in guerra lungo tutta la loro storia. Ci si può, come dire, ubriacare di vino stonare di vari altri d'oro e farsi ma qualcosa si prende eh, di solito è così eh, annacquano il vino semplicemente perché i greci bevevano il vino annacquato cominciano a controllare le armi cominciano ad aiutare i loro signori a indossarle e poi tutta Atene si schiera a falange tutta Atene non c'è nessuno dietro solo donne, vecchi e bambini di fronte al nemico sulla piana di Maratona. Il nemico, lo ribadisco, è il più potente esercito del più grande impero del mondo conosciuto. Allora, sono lì, schierati. Perché si trovano lì schierati? Perché io devo Parlo per 18 ore. Per un motivo piuttosto semplice ma decisivo. Perché quegli uomini e i loro come dire, eh, conterranei, i greci della Ionia, hanno stabilito che la tirannide è una cosa del passato. Hanno proclamato l'isonomia, l'eguaglianza di ciascun uomo di fronte alla legge, qualcosa di inaudito nella storia dell'umanità fino ad allora. In questo momento, nel 490 a.C., quando gli opliti di Atene cominciano a prendere posizione e a schierarsi a falange in ordine di battaglia sulla piana di Maratona dinanzi ai persiani, il mondo greco è in guerra con l'impero persiano già circa da 60 anni. Il primo appunto a eh, entrare in attrito con il mondo greco fu Ciro il Grande. Nel 546 a.C., il primo imperatore che cominciò a costruire chiamato il grande la grandezza dell'impero persiano. e Nel farlo, vi dicevo prima, si scontrò contro un re, il famoso Creso, no? quello che trasformava Eremida, Creso, eccetera. celeberrimo per la sua ricchezza, um, che si trova. Io indico qua pensando che il mio dito poi indichi lì, ma non è così. che scontrandosi con il quale avevano offerto, come vi dicevo prima, aveva offerto alleanza ad alcune città della costa ionica, che erano città fondate da greci, erano colonie greche, quindi gente greca, e questi qui gliela avevano rifiutata, va bene dopodiché Ciro il Grande aveva sconfitto Creso, l'avevano rifiutata perché ritenevano Creso imbattibile eh, non per un motivo, siccome era il re più ricco di gran lunga eh, del tempo, loro preferivano rimanere alleati di Creso Ciro sconfigge Creso poi cosa fa? Eh, conquista tutte le città della Ionia, una dopo l'altra, e vi instaura dei propri tiranni, va bene? dei satrapi che governavano per suo conto. Nel 499 le città della Ionia si rivoltano contro eh, il dominio dell'impero persiano. A quel punto non c'è più Ciro, c'è cioè e suo figlio, beh, invia dei messi a ste città e gli dice, ma sentite, ma lasciate stare, non, non è il caso, siete piccoli, cosa. vi offro delle condizioni migliori per, no, di accordi, in modo che mi paghiate meno i tributi, vi metto delle cose. E loro a un certo punto proclamano questa cosa folle, che è l'isonomia. Dice, ogni uomo è uguale dinanzi alla legge. Noi non, sotto, non accettiamo più il principio della subordinazione di un uomo a un altro uomo. Ovviamente i persiani non capiscono neanche questi cosa stanno dicendo, cioè non, non può neanche entrare nella loro concezione l'idea che alcuni uomini non facciano un atto di prosternazione, non si assoggettino di fronte al discendente di Ciro il Grande. È normale, ci sono gli imperatori e poi ci sono gli altri che sono i loro succubi. Va bene, Ciro manda l'esercito, eh, scusate, eh, eh, Cabisa manda l'esercito assoggetta a tutte le città, eh, adesso vi risparmio questa guerra, ci sono delle battaglie navali, la Lega Navale di tutte le città della Ionia a un certo punto si disgrega prima dell'inizio della battaglia perché loro ovviamente fomentano la discordia tra i greci, eh, trattano separatamente con ciascuno. Allora, alcune delle città che non hanno avuto delle condizioni migliori abbandonano il fronte, vabbè, Mileto si ritrova sola, la flotta di Mileto viene distrutta, Mileto viene data alle fiamme, dopodiché l'imperatore dice comunque "Vabbè, non c'è problema. Ristabiliamo dei patti per voi favorevoli". È ancora più clemente, non gli importa niente di quel vuole solo avere un confine sicuro ad estremo occidente. Va bene. Lui è entrato a Babilonia, cosa gliene può fregare di quei di quello scoglio, piccoli scogli, popolati da os uomini ostinati e, e, e guerrieri temibili, li lascia a loro stessi. Mm. Dopodiché, però, stabilisce che, siccome le città della Ionia sono sostenute e fomentate dalla madre patria la Grecia, No? Atene, Lella, De Sparta deve risolvere la questione una volta per tutte e mandare una spiegazione, una spedizione a eh, rassicurare e a eh, diciamo così mh, acquietare la frontiera occidentale. Una prima spedizione viene distrutta eh, in mare da una tempesta, il Meltemi, non so se avete, che è un vento che soffia da nord-est no? improvvisamente. E quindi la flotta persiana eh, capitanata da Mardonio a un certo punto viene spinta contro gli scogli della penisola Calcidica e poi si organizza una seconda spedizione che è questa di cui stiamo parlando. Questa volta i persiani la pensano meglio, invece di fare il ponte di barche sull'Elesponto e circunnavigare tutta la penisola Calcidica dove ci sono gli scogli contro cui si sono già schiantati quando ha cominciato a soffiare il Meltemi, dice: Sai che facciamo? Noi andiamo da sotto navighiamo nel mare Geo, le isole dove tutti quanti voi sarete andati o andrete a ubriacarvi d'estate, da quelle parti lì, almeno ai miei tempi si usava, adesso non so, ma costerà anche poco, cioè, passano tipo da lì, Ios, Santorini, quei luoghi di perdizione, in realtà non passano da Ios e Santorini, passano da... e quindi evitano e sbarcano a Maratona, in un posto perfetto, è a 40 km da Atene, possono raggiungerla in 6 ore di marcia, eh, sono anche protetti da una sporgenza naturale che si chiama Cinosarge che gli risparmia il Meltemi, stanno lì, no? non devono muovere. Pensano di avere ormai la vittoria in pugno, anche perché lungo la strada hanno assediato, battuto e distrutto diverse città poste sulle isole greche che si erano ribellate alla loro autorità. No? Quindi sanno di essere militarmente superiori e contano sulla conflittualità tra le città greche. Sperano addirittura che il partito d'opposizione di Atene eh, gli apra le porte della città e faccia atto di sottomissione. Sono sereni. Fino a che quella mattina Milziade decide di attaccare lui, lo spaventoso esercito persiano. Buon, sappiamo perché sono lì. Ma chi sono e soprattutto come combattono? Questi 10.000 ateniesi che contro ogni dire, apparente buonsenso e prudente consiglio si stanno schierando in ordine di battaglia a falance per attaccare loro le formazioni persiane? Sono cittadini, sono contadini e sono fanti, opliti. Oh, sembrerà strano che siano al tempo stesso cittadini e contadini. Io sono cresciuto a Venezia, l'isoletta, avete presente quella in mezzo alla palude. E per noi, chiunque si trovasse oltre il ponte della libertà, che è quella sciagurata lista di cemento che fu costruita durante il fascismo per collegare l'isola di Venezia alla terraferma, era Campagnolo. No, sì, eh, su questi giochi stupidi, no, il campanilismo, oltre il ponte tutta campagna, quindi tutti, gli unici che si ritenevano cittadini erano quelli che stavano sul, sul, sul pezzetto della zolla strappata alla laguna. Invece gli ateniesi che sono schierati lì sono al tempo stesso cittadini e contadini, perché buona parte della popolazione urbana delle eh, città-stato della Grecia antica in realtà... Ha un piccolo podere o vive direttamente fuori le mura, nelle campagne circostanti, o ha un piccolo podere, un piccolo appezzamento, circa 5-8 acri fuori le mura. Sono individui che appartengono già alla città-stato, no? e quindi all'embrione di ogni idea democratica, all'ideologia dell'isonomia, dell'eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, ma zappano la terra nel loro piccolo podere. Eh? E questo si rivelerà, lo sottolineo perché si rivelerà decisivo ai, fini, ai nostri fini, per capire come combattono. Come combattono questi opliti? Oplita è il termine che definisce la loro natura di guerriero. Sono fanti, contadini, fate attenzione, l'ho scritta per non divagare, pesantemente armati e chiusi nelle loro corazze. Che abitualmente marciano a ranghi serrati fino a una piccola piana che, in tempo di pace, è normalmente il loro luogo di lavoro, cioè quella zona di terra che loro zappano e coltivano, dove si impegnano in uno scontro breve, brutale e decisivo che limita la guerra a un'unica, rapida, spaventosa occasione di scatenamento della violenza omicida. I gli ateniesi, Atene, Platone, le, tutta, dire, il fiorfiore della civiltà, il partenone, l'arte, la filosofia, la retorica, il teatro, Eschio. Gli ateniesi che quella mattina fronteggiano i persiani sulla piana di Maratona e dalla cui vittoria dipenderà poi la venuta al mondo di Platone, Socrate, Aristotele e tutti gli altri che verranno, sono dei... Fanti contadini, che abitualmente fanno la guerra così. Si armano pesantemente con un micidiale armamento offensivo, che adesso vivremo, e un pesante armamento difensivo. Si chiudono nelle loro corazze, alla prima minaccia da parte del nemico, in questo caso i persiani, ma in precedenza altri greci di città limitrofe. Marciano, si danno appuntamento come gli Hooligans, no, dove ci vediamo? Dietro lo stadio, ci vediamo la cosa, abbiamo il, il, il DASP, come si chiama, che ci impedisce di andare allo stadio, ci vediamo dall'altra parte, si danno appuntamento eh? e in una piana, subito, pronti via, marciano, si incolonnano, eh? serrano i ranghi, formano una colonna di uomini addossati spalla a spalla eh? e si lanciano contro il nemico frontalmente provocando un urto terribile per risolvere la questione in una carneficina, di breve durata, con un tasso di violenza elevatissimo, ma che abbia un carattere decisivo. Finita la carneficina, eh? chi ha vinto tiene il campo, chi ha perso lo abbandona e si torna a casa. Si appende la lancia. Il, la corazza, tutta la panoplia al caminetto dove stanno, al focolare domestico, si rimbraccia l'arato e si torna a lavorare la terra. Questi uomini rappresentano, come vi dicevo, la fine del privilegio aristocratico della guerra. Nel mondo arcaico mh, e poi per secoli e per millenni anche. Nella storia della civiltà occidentale il guerriero è stata una figura privilegiata. Ha coinciso con l'aristocratico, con la nobiltà. Le armi le potevano portare soltanto uomini di rango superiore all'interno della struttura sociale e appartenevi al rango superiore soltanto se potevi portare le armi. D'accordo? Loro, no, sono cittadini, certo. Poi hanno attorno i servi che non sono armati. Ok? Eh, ci sono anche i poveri, i poveracci che non possono pagarsi l'armatura, però rappresentano la fine del privilegio aristocratico, cioè sono una massa di, di individui che compone quasi l'intera cittadinanza della città, del Demos di Atene. Uh, perché non sono aristocratici? Perché sono produttori di cibo sono individui che combattono nella piana, nelle pianure, per preservare i propri mezzi di produzione. La caratteristica dell'aristocratico, del guerriero, non del soldato, eh. il soldato è uno che prende il soldo, cioè viene pagato per combattere, eh. è una forma di servitù quella della soldataglia. La caratteristica dell'aristocratico è che il suo privilegio sociale lo esenta da ogni tipo di lavoro, non lavora l'aristocratico, non produce ricchezza, non produce tantomeno cibo, è una condizione servile quella di chi produce ricchezza. E lo so che è difficile concepirlo oggi, no? No? Eh, e tanto più di chi produce cibo: se tu prendi farinetti, non produce ricchezza e cibo, è, una cosa... è servile per il mondo diciamo, guerriero. L'aristocratico ricambia diciamo così, la sua società eh, dell'assoluto privilegio di poter essere esentato dalle attività servili di produrre ricchezza e produrre cibo con la propria disponibilità a morire in guerra. Mm? Questi no, questi sono contadini, sono produttori di cibo, scendono nella piana dove si danno appuntamento con gli altri hooligan e si scontrano a falange perché preservano i propri mezzi di sussistenza, di produzione di cibo. Allora, l'armamento perché ci serve a capire come combattono. Allora, si chiamano Opliti... Sì, cioè che dobbiamo fare un intero corso qui però... Che ore sono? Poi io devo anche prendere il treno per andare a casa. Mm. Eh. Ah, aspetta che ve lo faccio vedere, l'Oplita. Questo è un Oplita. Gli manca la lancia, eh, ma ce l'aveva. L'Oplon, lo scudo. Eh, prende il nome dallo scudo, uno dice strano perché prende il nome dall'armamento difensivo, è una cosa un po' vile. No, questo era uno scudo di un metro di diametro in legno molto resistente e rinforzato in metallo, principalmente per motivi decorativi. Tenete conto che gli scudi che hanno i persiani sono intrecciati in vimini, robetta. Questo scudo deve servire a parare i colpi della lancia. Eh, è grande, ma non è tanto grande. Nel mondo arcaico, i guerrieri omerici, per esempio, avevano degli scudi enormi perché lo scudo serviva nella. c'era prima la fase offensiva e poi la fase difensiva, però erano scollegate. Lanciavano, per esempio, il giavellotto e poi quando gli altri lanciavano il giavellotto, loro si riparavano tutti dietro lo scudo, un po' come nella, nella testuggine romana. Avete presente il gladiatore quando sono nell'arena? Lui dice: Testuggine e si mettono tutti dietro? Va bene? Eh? Quindi non c'era praticamente, non c'era centrocampo, no, non c'era collegamento tra la fase offensiva e quella difensiva, andavano, si alternavano. Loro no. Lo scudo è molto resistente, deve poter resistere addirittura alla lancia, eh, alla loro stessa lancia, ma non copre l'intero eh, corpo, eh. copre solo un fianco, il che significa che. Il fianco sinistro, ovviamente, perché di solito i mancini non erano ammessi nella falange perché facevano saltare tutto. Eh, se eri mancino, dovevi esercitare la destra, perché adesso capirete perché non potevi essere mancino e combattere nella falange, eh, coprono solo il fianco sinistro per coprire il fianco destro. Cosa dovevi fare? Dovevi addossarti al guerriero fratello che combatteva al tuo fianco. Infatti nella formazione a falange storicamente sì, da subito hanno notato una tendenza della colonna alla rotazione verso destra, perché ovviamente tutti quanti erano come dire cazzuti, però tutti quanti tendevano no, a schiacciarsi sulla destra, a far ridere, però dovete visualizzare cosa facevano questi. Lo scudo con la, e, e si addossavano fianco a fianco a quello che stava alla loro destra, per poter avere una protezione continua dovevano tenere i ranghi serrati. Attenzione perché uno dice: Beh, certo, io tengo i ranghi serrati, ci mancherebbe, no, ma lì dovevi tenere il rango serrato qualsiasi cosa succedesse, eh? anche se davanti a te c'avevi eh, King Kong, perché se tu eh, non mantenevi la tua posizione, mandavi a puttane tutta la falange, eh? quindi significa che tu dovevi essere, non essendo interamente coperto per l'armamento difensivo, dovevi essere pronto a serrare i ranghi nella formazione a falange, spalla a spalla, scudo a scudo, con tuo fratello e non sto dicendo fratello come metafora. Molto spesso a fianco c'avevi tuo fratello o c'avevi tuo cugino o c'avevi uno con cui eri cresciuto fin da bambino perché la formazione della falange era suddivisa per tribù eh? e le tribù per quartieri e poi per famiglie. E quindi dovevi mantenere la posizione anche se tuo padre, perché combattevano i giovani e i vecchi, eh, poi vedremo perché. Veniva trafitto e squarciato da un colpo di lancia. Tu dovevi mantenere la posizione. Mm. Oh. Lo scudo aveva una piccola innovazione tecnologica: cioè era imbracciabile e impugnabile, aveva sia uh, delle cinghie di cuoio che consentivano. Di eh, imbracciarlo, sia una maniglia che consentiva di impugnarlo, il che significa che quando tu eh, ti proteggevi con lo scudo, avevi ancora una mano libera e nella mano libera che cosa tenevi? No, questo perché avete visto il gladiatore. Tenevi una lancia all'inizio, ma la lancia che usavano i greci, eh, gli opliti, non era una lancia da getto, uno dice ho la lancia, c'ho lo scudo con cui mi risparmio dalle frecce che questi qua scagliano, poi prendo la lancia e gliela tiro da lontano e sono a posto, no. Era una, una lancia di circa due metri e mezzo, eh, di lunghezza, di 2-3 tre centimetri di diametro, con una... Una punta da, di. La lancia era di legno, la punta di solito era di ferro. E, ed era una lancia da stoccata, non da lancio. Cioè la usavano per colpire il nemico in prossimità, corpo a corpo. All'inizio. <ride> guarda, io sono un po' in imbarazzo a parlare di tutte queste donne di queste cose. Sono un uomo all'antica. Scherzo, scherzo, una battuta. La portavano sotto braccio quando caricavano, poi la impugnavano sopra mano no, e con quella infilzavano il nemico, capite? Mm. <ride> poi avevano la corazza, eh, che non era un giubbotto antiproiettile, eh, era di bronzo. Avete presente il bronzo? Avete mai preso in mano il bronzo? Pesa tantissimo. Loro si mettevano questo corpetto di bronzo, l'elmo Corinzio. L'elmo Corinzio gli proteggeva il naso tutto il volto, le orecchie, praticamente venivano fuori a stento gli occhi. No, perché voi capite bene che se io tengo lo scudo, e eh, voglio vedere, devo sporgere la testa. Se la testa non è protetta, quello di là, perché quelli di là combattevano allo stesso modo. La prima cosa che fa è di trafiggermi il cranio. Allora mettevano l'elmo. Però qual era la controindicazione di quest'elmo? È che non vedevano né sentivano nulla. Mm? No, no, voi ridete. Ma tutto questo converge verso un punto, non era importante vedere e sentire, perché in quel tipo di combattimento a cui questi fanti, cittadini e opliti erano addestrati, non erano neanche addestrati, poi vi dirò perché, non era importante vedere o sentire, perché tanto tu l'unica cosa che dovevi fare era mantenere la posizione, qualsiasi cosa uscisse da quella porta, diciamo così, sentire con la spalla tuo fratello che stava a fianco o tuo padre e serrare i ranghi e andare avanti contro la formazione nemica. Mm, le partiture sottili della vista, dell'udito, no, eh, erano irrilevanti in quel tipo di guerra. Mm? Perché l'addestramento non serviva? C'era un dibattito nel mondo antico. Platone, che si occupava anche di cose... A un certo punto dice, considero disdicevole il lungo addestramento che, a cui eh, gli spartani sottopongono i loro guerrieri. Non serve. Per combattere a falange non serve essere addestrati, anzi è controproducente. Serve un addestramento, diciamo così, spirituale. Non devi abbandonare la posizione, ma non devi saper fare granché. Devi stare lì, essere pronto a morire e a uccidere. Ah. La corazza pettorale era aperta dietro perché non ci si aspettava un attacco alle spalle. Perché? Perché alle spalle c'erano gli altri falangiti. C'era tuo cugino, tuo fratello, poi il secondo grado, mano a mano delle file. Nessuno ti avrebbe attaccato alle spalle in una falange. La morte sarebbe arrivata e sarebbe arrivata soltanto frontalmente. Però di una cosa potevi star sicuro: nessuno ti avrebbe attaccato alle spalle in una falange a meno che a meno che la falange avesse rotto le fila mh, e avesse volto le spalle al nemico. Ma loro questa eventualità, cosa che è accaduta molte volte, eh, ma loro non la contemplavano, perché il combattente della falange non volge le spalle al nemico. Se viene sconfitto, e poi vediamo come si viene sconfitti, arretrerà disciplinatamente, tenendo la formazione, mh, e non volgerà le spalle al nemico. Vabbè, poi c'è anche la spada, sì. La spada serviva quando arrivavi proprio, come dire, um, proprio a contatto, a stretto contatto, mm? però non era caratterizzante di quel tipo di combattimento. Riassumiamo. Quali sono i tratti distintivi dell'oplita che combatte a falange? Potenza di fuoco e pesante armamento difensivo. La lancia, certo potenza di fuoco quando non c'erano armi a fuoco, cioè la lancia è una cosa micidiale che penetra qualsiasi scudo di vimini, che non viene scagliata da lontano. No, si arriva arriva, cioè uno proprio che sta lì e ti squarta con la lancia, è così. Potenza di fuoco per il mondo antico, quella era potenza di fuoco. e pesante armamento difensivo che corrisponde a una volontà di infliggere un colpo fatale. Fate attenzione perché l'ideologia guerriera dell'Occidente nasce qui. Un colpo fatale, non ferirlo, devi schiantarlo il famoso colpo di maglio, per poi però resistere risolutamente a qualunque offensiva senza ritirarsi. La loro disposizione falange, il loro armamento, questo coso di, 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 di bronzo che portavano in testa e addosso, prevede la inclinazione, a, eh, la volontà di infliggere un colpo letale per poi però resistere risolutamente a qualsiasi controffensiva. Eh, quindi potenza di fuoco e resistenza oltranza. E di farlo però esponendosi personalmente, fisicamente, in prima persona alla morte nella linea della battaglia. La falange, questa massa di fanti allineati a stretto contatto, fianco a fianco, scudo contro scudo, lancia contro lancia, ehm, era di solito disposta su otto file, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in colonna, va bene? Quelli che stavano nelle prime o due o tre file facevano tutto questo rendendosi disponibili a morire, offrendosi al colpo del nemico: non è una cosa da poco. Adesso capirete perché, intanto potete immaginarvelo. Uno vi dice, vabbè, vai lì fuori, mettiti un elmo e schiantati con uno dall'altra parte che ti può uccidere da un momento all'altro. No, vai lì incontro proprio. E uno dirà, beh, se io sto in settima fila. E in effetti, se stavi in settima fila eri abbastanza al sicuro, a meno che la tua prima fila crollasse. La formazione a colonna presuppone una eh, perdita di potenza di fuoco: no, se li schiero tutti, tutti possono uccidere. Va bene? Però i greci preferivano controbilanciare questa perdita di potenza di fuoco dando maggiore peso e densità al centro, perché la loro, era una forza stabilizzatrice, la loro idea era che dopo l'urto, la collisione iniziale, tremenda, la falange, come vi dicevo, dovesse reggere, dovesse tenere e quindi tutti quelli dietro servivano o a riempire i vuoti se qualcuno cadeva, no? la seconda fila passava in prima, o a sostenere la posizione, a non cedere terreno al nemico. Fasi. Collisione. Eh? Le due falangi così composte marciano l'una verso l'altra eh? e si schiantano. Attenzione, tutte e due marciavano una contro l'altra, perché se uno ti marcia addosso e ti carica e tu stai fermo, perdi. E quindi, queste bande, queste colonne di matti, no, che però erano contadini e cittadini, eh, che la sera andavano a teatro a sentire Eschilo, cioè, sembra una caricatura, ma è così: andavano a teatro a sentire Eschilo, molti non erano neanche addestrati perché non lo ritenevano necessario, poi si mettevano la cosa, si lavavano le mani e marciavano l'uno contro l'altro e si schiantavano. Prima fase: collisione, epidrome corrisponde alla necessità di avanzare, nessun trinceramento, ma no, uno dice ma faccia una trincea, alzo una palizzata, no, nell'aperto. L'impulso a caricare, il desiderio di combattere avanzando, um, il mancato avanzamento era già di per sé segnale di sconfitta. Se quando tu caricavi la tua falange non avanzava, la gente aveva una percezione di sconfitta. Pensava: Oh mio Dio, stiamo perdendo. L'intreccio. Dopo che si erano scontrati, ovviamente c'era un momento dopo la collisione in cui si arrivava quasi alla commistione dei corpi, cioè facevi addirittura fatica a distinguere tra amico e nemico, eh? Eh, tra vivo e morto, ci sono molte testimonianze di battaglie tra falangi nella Grecia antica e poi successivamente in cui i cadaveri rimanevano ritti, in piedi, perché erano talmente compressi nella calca che non avevano neanche lo spazio di cadere al suolo. È il punto di cecità massimo della battaglia. C'è una bellissima, una delle più belle descrizioni della letteratura di ogni tempo di una battaglia, sia nei Miserabili di Victor Hugo, in cui lui racconta Waterloo, no? e, e insiste sul punto di cecità della battaglia. Dice c'è sempre un momento in ogni battaglia in cui si raggiunge un punto di cecità. Lui... Eh, si riferisce all'esito, all'incertezza dell'esito no? in cui dice la grande storia della guerra si scioglie nella storia delle battaglie, la grande storia dell'esercito in quella dei reggimenti e quella dei reggimenti in quella dei battaglioni, no? quando il grande quadro si sminuzza in una questione di, di risse tra singoli individui e non sai come andrà a finire. Mm? Ecco, questo era, loro lo chiamavano Enchersi l'intreccio. Erano tutti addossati, accorpati, amici e nemici. <coughs> la leggenda vuole che alla battaglia delle Petermopili fosse stato condotto a combattere anche uno zoppo. Perché, scrive il poeta, la guerra, quel modo di intendere la guerra, non ha bisogno di chi fugge ma di chi resta. Quindi chi meglio dello zoppo, che non ha nessuna possibilità di scappare, deve solo stare. Era questo il momento in cui, dopo aver usato la lancia, spesso si passava alla spada, oppure poi anche proprio alle mani nude. No? Oh, e poi qui comincia la fase che loro chiamavano autismus, la spinta, cioè quelli dietro che facevano? Spingevano, come il rugby. Sì. Dopo l'urto, dopo l'intreccio, quelli dietro mettevano gli scudi davanti, si addossavano a quelli davanti, a, a volte puntavano anche la lancia no, e cominciavano a spingere. Quindi non c'era nessuna possibilità di ritirata, no? solo avanzare. Se smettevi di avanzare, era il segno della sconfitta. Uh, allora potete immaginare gli strati di cadaveri, l'inerzia della massa, questa disperata bisogno di ricerca dei varchi. Tutto si sarebbe deciso se tu avessi aperto un barco nello, sfira, nel, nello schieramento nemico e ti fossi infilato. Eh, per cercare quello che i greci chiamavano la. Pararexis, cioè la rottura della linea. Tutto questo spingere, no? pensate all'effetto fisarmonica, si stringevano così le due falangi dopo il cozzo, si intrecciavano, cominciavano a spingere da un lato e dall'altro e cercavano il punto di rottura nella linea nemica. A quel punto, se questo avveniva, no? c'era solo una poss possibilità, il crollo. Eh? Non c'erano mezze sconfitte o mezze vittorie, uno dei due vinceva, era un formidabile strumento di decisione, adesso lo vedremo. No. Una, se la linea nemica crollava, cedeva, aveva la sconfitta assicurata. Poteva rispondere in due modi. O aprire al disastro, alla carneficina, volgere le spalle mh? e a quel punto erano finiti. Oppure, come ostinata come un mulo, si dice nell'Iliade, retrocedere in formazione. Uh, vabbè, ve lo faccio vedere, eh? anche se è indegno della... L'avrete probabilmente visto, ma... No, perché è, è una. allora c'è una componente di vaccata, però subentra... fino a un certo punto è fedele, poi lo capirete anche voi quando comincia la vaccata. Earthquake! No captain battle formations Queste sono le termopili, è eh, dieci anni dopo maratone. Spartans lay down your weapons. Questa è una cazzata, per esempio, non. Eccoli! Questo è sottomano. Adesso la cosa sbagliata è che loro stanno fermi, perché devono difendere il varco, ma non sarebbero stati fermi ad aspettare il nemico. Come vi sarete resi conto? Qui finisce ogni verosimiglianza e comincia il confuso. No? Sì, eh. Allora, avete già capito, la cosa fondamentale era la taxis. Qui è una scuola di scrittura questa, no? Vi insegnano la, la sintaxis. Allora, taxis in, in greco antico significa ordine. Eutaxis significherà poi per traslato disciplina, eh, ma eh, il letterare originario è l'ordine che tu tenevi nel posto di battaglia, che poi diventa per traslato il concetto di disciplina eh, e di buon ordinamento applicato a qualsiasi campo, anche a quello della scrittura. Se tu fossi venuto meno alla taxis saresti morto. Se loro avessero abbandonato... La formazione a ranghi serrati, i persiani li avrebbero mangiati in un sol boccone. Perché? Perché erano molti di più, molti molti di più. L'altro nodo concettuale fondamentale di questo modo di combattere è il carattere decisivo della guerra. Eh, lo scontro per Falangi rappresenta la quintessenza della decisione nel campo militare. Durava un'ora. Il tempo di, di schierarti a battaglia un'ora, un'ora e mezza, poi lo scontro di solito durava un'ora, certo, immaginatevi un'ora lì a spingere con uno là che ti vuole trafiggere e poi si tornava a casa. Eh. Eh. La battaglia campale era concepita come un'unità drammatica di luogo, di azione e di tempo. Il combattimento per falangi è l'equivalente in campo militare, solo che è l'antecedente perché li precede. Della maggioranza in politica, dell'esito attraverso l'inevitabilità dell'intreccio nel dramma e del ragionamento secondo logica nel pensiero: le glorie intellettuali dei greci, i grandi doni che loro lasceranno all'umanità come emblema della pura razionalità. Hanno nel combattimento per falangi, in quanto fondamentale forma decisiva di combattimento, il loro equivalente militare, ma il loro antecedente storico. Eh? E allora torniamo sulla piana di Maratona. Il problema lì è che loro di fronte non avevano dei greci come loro che combattevano in falange. Eccola qua, avevano un tipo diverso di hooligan. C'è un, una dissimmetria costitutiva, una fortissima disparità di ideologia guerriera, prima ancora che di numero. Erano molti di più gli altri, ma non concepivano la guerra allo stesso modo. Uh, secondo la cultura orientale della guerra, adesso poi qui ci accuseranno di orientalismo, cose, ma noi ce ne freghiamo. Il valore in battaglia era all'esatto opposto di quello concepito dai greci, cioè consisteva nell'esporsi il meno possibile al rischio mortale, consisteva. Nel trovare degli stratagemmi, dei, come dire, degli espedienti, eh, delle trappole, eh, delle imboscate, dei trucchi, se volete, per rischiare il meno possibile, consisteva nel rimanere vivi per poter combattere ancora. Gli eserciti orientali da sempre erano caratterizzati dall'abilità nell'uso della freccia la proverbiale freccia del parto, cioè qualcosa che viene scoccato a distanza, è guerra missilistica che non presuppone il rischio mortale eh, per, per l'arciere, e nell'uso del cavallo, grandi cavalieri, eh, con i quali ovviamente praticavano una guerra o di massacro, eh, nei dei, come predoni nei confronti dei fanti appiedati e disarmati, o di rapina, cioè attaccavano i fianchi e poi col cavallo puoi scappare. È l'esatto opposto dello stare lì, dove anche uno zoppo, anche un cieco vuole la leggenda, eh, viene schierato nella battaglia perché tanto non hai bisogno di vedere. Eh, non a caso i persiani contavano sulla propria superiorità numerica. L'Oriente è lorda dal punto di vista della guerra. No, la massa enorme, un blob superiore, indistinta, erano superiori di tre volte. Eh? Erodoto dice 100.000, non erano 100.000, ma erano tre volte superiori ai greci. Avevano una forte cavalleria, che però in quel momento stanno rimbarcando. Eh? Mentre i greci non usavano il cavallo, i greci usavano il cavallo per andare a passeggio. C'erano gente un po' più ricca che si chiamava Ipei. Pei, che uso faceva il cavallo? Per, come la motoretta, cioè per recarsi sul campo di battaglia. Poi scendeva, si armava e si schierava come questi matti qua. Uh, c'è un brano di Erodoto in cui Mardonio, ve lo dico a voce, se no, che era uno di questi comandanti, cosa, riferisce all'imperatore eh, dei Greci dopo la sconfitta, dice tanto facciamo un'altra spedizione, li battiamo e dice quelli sono matti. Cioè anche quando combattono tra di loro, che pure sono eh, gente simile, cose, mh, potrebbero trovare accordi, potrebbero corrompersi a vicenda, potrebbero ottenere comunque cose, questi qui gli racconta come si combattono. Si mettono lì a piedati con l'armatura e si scontrano l'uno contro l'altro e si massacrano. Dal loro punto di vista era insensato. Allora, Milziade si trova di fronte a questo problema. Sono molti di più, forse non tre volte tante perché un terzo l'hanno imbarcato, ma almeno il doppio e eh, vi rendete conto che se tu devi scontrarti come all'arma bianca, se gli altri sono il doppio eh, è un problema. Eh. E soprattutto c'hanno gli arcieri e lui sa che, gli arcieri, siccome non hanno questa concezione, diciamo così, della guerra, appena loro avanzeranno, perché hanno deciso di avanzare verso di loro, cominceranno con le frecce tirate in alto, questo è vero, a falcidiarli. E allora qui Milziade inventa. Attenzione, per uno strategos del mondo antico, ehm, non era um, una qualità richiesta quello di essere inventivo? Perché loro combattevano così. La manovra, gli era strane, che manovri fai? Ti metti lì e carichi a massa, no? Per 600 anni hanno combattuto allo stesso modo. Chiunque gli mandassero davanti, avete presente i film quelli, qualunque cosa esca dalla porta loro così, loro li caricavano frontalmente. Però lui qui si inventa una cosa. Dice sai che faccio? Assottiglio la fila centrale e allungo la linea del fronte, di modo che loro non ci aggirano e non ci prendono sui fianchi, perché loro sono di più, quindi hanno una linea più, più, più profonda. Vedete qui Ben, si vede quasi niente, però. i neri i cattivi sono i persiani. Cosa fa? Nella, nella, divide in tre settori l'esercito, in quello centrale mette solo quattro file non otto. E invece sui due settori destro e sinistro ne mette otto. Ora voi vi rendete conto che stare in mezzo con solo tre file che ti spingono dietro non doveva essere bello. Però. E però c'era altro problema, quello delle frecce. E qui, vabbè. Accadrà qualcosa di inaudito molto presto. Allora, 10.000 da una parte, 20.000 dall'altra, i greci divisi in tre settori, quattro file al centro e otto file nei settori laterali. Eh, ci mettono circa un'ora, un'ora e mezza a schierarsi da una parte all'altra. Ovviamente, i persiani, appena vedono i greci che prendono, si schierano in ordine di battaglia, ci vuole più di un'ora eh, a prendere la formazione, escono dall'accampamento dall sì, dall e si schierano anche loro. Uh, stanno a circa 1.400 metri di distanza allora dati che il comandante persiano si mette al centro con i suoi mille artisbara eh, fa paura già il nome no? che sono la guardia presidenziale e poi i fanti iraniani sacca. gli opliti cominciano ad avanzare Boom. avanzano al passo 1.400, 1.100, 1.000 metri cosa fanno? Cantano eh. Cantano il famoso peana, inno sacrificale in nome di Apollo. Che canti o per ringraziare o per propiziarti o per auspicare una guarigione o per propiziarti l'esito positivo di una battaglia eh. e per dare coraggio, ovviamente, e eh, ritmo alla marcia. Hanno dovuto ricostruire com'era sto peana, eh. secondo voi, come poteva suonare più o meno? E le, le U, le U. Ah, le O. Oh. Così. Era più o meno così. Vanno avanti. Eh, vanno avanti. 1000. 900. Tenete conto che le frecce erano efficaci a circa 200 metri di distanza. Massimo, cominciavano a essere efficaci. 800, 700. Diciamo che fanno. Cioè arrivano lì, questi qui li falcidiano, avanzano. 600, 500, 400, 300. Silenzio, nessuno canta più. Eh? Si sente il trombettiere che dà l'ordine della carica, e cosa fanno questi matti? Arrivati a circa 200 metri, cominciano a correre. Non era mai accaduto nella storia della guerra in precedenza. Per la prima volta loro decidono di caricare correndo. Tenete conto che circa, sono circa le 11 e mezza le 12. Agosto in Grecia. Non so se voi siete <ride> mai stati da quelle parti eh, su una piana assolata. Ci hanno addosso 35 kg eh, tra corazza, elmo uh, di bronzo. Eh. Sono lì che si stanno schierando sulla piana già da qualche ora e cominciano a correre. Uh, a quel punto il terrore passa negli occhi del nemico come racconterà Erodoto ricostruendo, quando i Persiani vedono eh, gli Achei, per usare un termine omerico, che corrono contro di loro, accorciano correndo la distanza critica tra il corpo del vivente e la morte, perché alla fine della corsa li attende la morte, pensano che i Greci siano stati invasi dal Dio ai loro occhi appare un puro gesto di follia autodistruttiva. Eh? Corrono, corrono, corrono per ridurre ovviamente la finestra di vulnerabilità del proprio corpo alle frecce. Mm? Arrivano. Urto tremendo, violenza di una collisione senza precedenti. Mm? Che cosa accade poi? Accade quello che Milziade aveva previsto, che la battaglia si fa disperata al centro. Hanno solo quattro file, eh? gli altri sono il doppio mediamente e lì sono quattro volte tante. Quindi Milziade sa che se il centro cederà sarà il disastro. Uh, però il centro tiene, arretra, eh? ma tiene. E a quel punto le ali dei greci, che già hanno schiantato il nemico grazie alla collisione della corsa, iniziano a smembrare le ali dei persiani. E per la prima volta la linea della, filange, della falange si articola. Prima inconcepibile, erano dritti, spingevi, si articola e questo smembramento ai fianchi riesce a rompere la linea persiana prima che il centro ceda. Il risultato è l'accerchiamento. Quando i persiani si rendono conto, anche i fanti iraniani sacca, che dovevano essere parecchio brutti, che il nemico non è più solo di fronte a loro, ma è anche ai fianchi o alle spalle, cosa fanno? Fanno quello che gli opliti sconsigliano di fare, cominciano a fuggire. E allora lì comincia la vendemmia, ad agosto, non a ottobre. Di solito, tra Greci, quando uno dei due fronti cedeva, gli altri tendevano a non inseguirli e a massacrarli, eh? perché c'era il principio di decisione aveva già funzionato, mh? era sconsigliato volgere le spalle, però la battaglia era vinta, si accampavano, ma questi sono persiani invasori, stanno volgendo le spalle, cercano di scappare attraverso le paludi, queste piccole verdi qui in basso, e loro li inseguono. Li inseguono e ovviamente li falcidiano. La battaglia si sposta sotto le navi. Addirittura li inseguono fin sulle navi. Mh? Perché ovviamente i persiani cercano di rifugiarsi sulle navi. E i Greci li inseguono fin lì, eh? e addirittura catturano sette triremi. È tale la determinazione a farli fuori che Callimaco eh? morirà combattendo sotto le navi quando i persiani erano già sconfitti. Alla fine. Rimangono sul campo 192 ateniesi di 10.000 e 6.400 persiani. È uno sproposito, no? Ma è lo sproposito che vi dà la misura di eh, che cosa succede quando si perde l'ordine di battaglia. Entra la carneficina, è un aperto invito al disastro. Si passa da due schieramenti di armati che si misurano a degli armati e degli inermi. Hanno cominciato a correre sul, ca sul campo di battaglia, verso le 11, 11 e mezza, le 12, sotto il sole, a perpendicolo, in modo inaudito, cosa che mai nessuno aveva fatto prima di loro, e non smetteranno più di correre per tutta la giornata, perché rincorrono i persiani alle navi, fin sulle navi, li massacrano e poi... Dopo che li hanno respinti continuano a correre. Perché? Perché adesso bisogna tornare ad Atene. Eh? Perché intanto la flotta che era partita all'alba probabilmente ha già passato Caposunio e si sta dirigendo verso Atene in difesa. Allora questi cosa fanno? C hanno 42 km da fare. È luna in Grecia ad agosto. E questi uomini hanno 35 kg di eh, bronzo addosso. E sono svegli da prima dell'alba e hanno combattuto la più disperata battaglia della loro vita, però devono tornare a difendere la città. Allora lasciano giù lì sul campo i due reggimenti delle tribù del centro, che adesso noi nominiamo per rendergli giustizia, che si chiamavano Leontis e Antiochis, quelli che hanno subito le perdite più dure. Probabilmente dei 192 ateniesi caduti erano quasi tutti al centro. Mm? Li lasciano lì a fare cosa? A seppellire i cadaveri, perché per loro è fondamentale, e a erigere un tumulo con tutti i cadaveri. C'è ancora a Maratona il tumulo, se volete andarlo a vedere sta ancora lì. E le altre otto tribù, più i plateesi, scusate me li ero dimenticato, gli unici alleati dei greci che, e degli ateniesi che eh, rimangono fedeli e vanno a combattere eh, i persiani assieme loro a Maratona, città di Platea. E cominciano a correre verso casa. Ci sono due strade, una che è costiera, va bene, che è più piana, ma è più lunga, circa 42 km, alcuni dicono 45-50. E un'altra che invece prevede che tu salga sui colli e poi scenda. È più breve. Ci sono 28 km di piano, pianoro in discesa, però ce ne sono 6 in salita e c'è l'una. E l'una c'hai 35 kg di bronzo addosso e hai appena combattuto la più disperata battaglia della tua vita. Verosimilmente i giovani vanno su eh? Gli altri, quelli di età un po' più avanzata, vanno per la piana, corrono, 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 fanno quei 50 km 45-50 in circa 5-6 ore. Quando arrivano in città, ve li immaginate verso sera. Dopo questa giornata che definire campale mi sembra letterale. Eh, che cosa gli dicono gli ateniesi? Dentro, eh, figlio mio, avete... Non dicono niente, gli indicano la strada, no? Va bene. Perché intanto eh, i capi, milzia degli altri, hanno deciso che loro si schiereranno sotto le mura davanti al liceo di Sino Sarge: cioè fronte alla baia del Fratero da dove arriveranno eh, i persiani. Quindi loro tornano. No? È come in una corsa, questa sì, come in una maratona, ce l'immaginiamo che non si fermano neanche, vanno di, almeno così viene raccontato, vanno direttamente attraversano la città a piedi, magari gli buttano qualche borraccia d'acqua, non lo so, qualcosa lungo, un panino, qualcosa, e vanno, e adesso la butto un po' a sorridere perché. E vanno a prendere direttamente posizione eh, sotto le mura di Cino Sarge. Dopo poco. Si vede all'orizzonte si vedono le triremi dei persiani. Le triremi dei persiani quando arrivano, certo non saranno, saranno arrivati alla spicciolata, non tutti insieme, poi a seconda anche del fiato, degli lipei saranno arrivati prima, però quando le triremi arrivano nella baia del Falero sotto le mura del Cinosarge, dove c'era un tempio di Eracle che c'era anche dove si erano accampati eh, a maratona, vedono già migliaia di opliti schierati. La luce del sole al tramonto riverbera sul bronzo della loro corazza e sul metallo dello scudo. E quando li vedono lì, che fanno? Gettano l'ancora, perché capiscono che quelli non sono soldati sconfitti, braccati dal nemico. È chiaro, ai loro occhi di uomini esperti della guerra, che quelli che si stanno schierando sono soldati vittoriosi. E loro sanno che tutti gli uomini di Atene, validi, erano sulla piana di Maratona. E allora capiscono che qualcosa è accaduto. Mandano delle, diciamo, scialuppe, delle imbarcazioni molto più veloci, a remi, a remi, indietro a Maratona, a chiedere che cosa è successo, perché ovviamente hanno fiutato la... Dopo poco tolgono l'ancora, dispiegano le vele e volgono la prua verso oriente. E se ne tornano da dove sono venuti. Uh, I greci hanno, avevano promesso ad Artemide di sacrificare una capra per ogni nemico ucciso sulla piana di Maratona <ride> e ci metteranno 5 anni a tenere fede alla promessa. Voi ridete, ma è così perché più di 500 capre l'anno non potevano sacrificare. Dunque, uh, in conclusione. Che cosa ha sorretto e motivato quella mh, demenziale, folle corsa eh, dei 10.000 opliti contro i persiani sulla piana di Maratona? Allora, uno potrebbe dire una massima forma di razionalità, abbiamo visto come sia il dispositivo della decisione in campo militare, Mardonio avrebbe detto è la più totale irrazionalità. Cioè è la più completa follia, eh, quel modo di fare la guerra. Mm. In realtà, dal mio punto di vista, sono due idee. È uno di quei casi che dimostra come ci sia una sovrarazionalità, come l'idea produca la realtà e non viceversa. Non si spiega altrimenti. La prima idea è quella dell'onore. Uh, adesso qui avrei bisogno di più tempo. Uh, la loro terra, cito Victor Enzo, doveva restare a tutti i costi inviolata, a portos. Questa era l'ideologia del fante contadino. Non poteva tollerare la vista di uno straniero che invadeva quel piccolo acro, perché ne aveva poco, perché voi sapete che è montuosa la Grecia, c'è poche pianure coltivabili, 4-5 no, acri, e non doveva essere calpestata da altri che da lui stesso. Ed era pronto a combattere per questo. Non so se siete andati in Grecia di Un po' di questa, come dire, è rimasta nel popolo greco, un po' di questa tenacia. Uh, ma soprattutto. Nessun nemico poteva marciare tranquillamente nelle pianure greche perché loro avevano introiettato e fatto proprio il principio che di lì a poco enuncerà Temistocle, l'altro grande condottiero della Grecia nell'altra grande guerra contro i persiani. Dieci anni dopo, che sarà però quella dove poi ci saranno le Termopili, che sarà prevalentemente una vittoria navale, però a Salamina: che scrisse, nessun uomo divenga inferiore o ceda il passo a un altro, questo significa essere ateniesi aver messo questo principio a fondamento della idea di città. Nessun uomo divenga inferiore o ceda un passo a un altro. Sembra che stia descrivendo il modo di combattere della falange. La falange è, diciamo così, eh, il paradigma bellico della concezione democratica di Atene. Ma c'è un'altra idea ancora più grande che però vi riprenderò nel, nella prossima puntata, che è parente di quella dell'onore che sostiene e motiva e spinge nella loro corsa gli opliti sulla piana di maratona, che è l'idea della gloria. Iliade, dodicesimo canto, eh? i troiani stanno assaltando il muro che difende le navi dei greci, va bene, però troiani e greci appartenevano alla stessa... Visione del mondo, la stessa ideologia, eh? raccontata da Omero. Allora continuano a assaltarli. La, la battaglia si fa proprio durissima, cruenta: un sacco di troiani cadono nell'assalto, dura da ore, da giorni, reiterata. A un certo punto, Glauco, che è il nostro eroe omerico preferito, che è il giovinetto, eh? bello, si rivolge al suo amico e eh, Amato, amante nel senso dell'amore omoreotico, non dell'amore omosessuale, quella è una calunnia va bene, che è stata a lungo no, scherzo, comunque mm, è una questione che va approfondita. Sarpedonte è la sua guida, il suo maestro, il suo compagno e gli dice... Eh, Sarpedonte, perché continuiamo a ostinarci ad assaltare questo muro che difende eh, le navi dei greci, che appare imprendibile, tanti eroi eh, sono già caduti in questo assalto, eh, abbiamo fatto mh, tutto il possibile? E Sarpedonte gli dice, Glauco, perché, se loro sono lici, no? dice, Glauco, perché secondo te in Licia quando ci sediamo ai banchetti ci riservano il posto migliore e il boccone migliore? Perché secondo te abbiamo delle bellissime ville lungo la riva dello Santo, piene di fruttetti, di alberi da frutta? Eh, perché eh, se non per il motivo che noi siamo i migliori e i più valorosi dei lici, ci viene concesso questo privilegio, che noi qui dobbiamo guadagnarci, dobbiamo guadagnarci il privilegio di poter bere vini pregiati e mangiare pecore grasse, e fin qui uno dice, ah oh beh, senso del dovere, lo scambio aristocratico tra eh, disponibilità alla guerra e eh, eh, esenzione dal dover procurare la vita, produrre il cibo, si capisce, però poi Sarpedonte dice una cosa che suona del tutto incomprensibile, Glauco è più giovane, eh. Lui è un po' più vecchio, avevano tutti meno di vent'anni quelli che si massacravano lì, eh, perché i vecchi, se voi guardate Troy, a parte Brad Pitt, che fa bene, vedi tutti questi vecchi con le barbe, cose della guerra, è una cosa di... I vecchi stanno dietro e comandano. E gli dice, guarda, se noi potessimo vivere immortali, eh, senza malattia né morte, se noi, scusate, potessimo durare eterni senza malattia né morte, io sarei il primo a dirti, Glauco lasciamo perdere e torniamo a casa e andiamo a goderci la vita. Ma visto che i destini di morte incombono su ogni mortale, allora io ti dico andiamo, combattiamo e andiamo o riceviamo gloria dando o ricevendo la morte. Allora tu dici, no scusa, aspetta un attimo. Se noi potessimo vivere, durare eterni, privi, ma ti è morte, allora io ti direi andiamo in licea e godiamoci la vita. Ma siccome siamo mortali, ti dico, andiamo all'assalto e diamo, riceviamo gloria, dando, ricevendo la morte. Dove vuole dire? Sarpedonte? Scusa, è l'esatto opposto, è il contrario. No. Me la faccio breve perché devo andare a prendere il treno per Milano. No. Uh, qui bisogna tenere presente... La metafisica della mortalità dei Greci, l'idea di là. Per i Greci, dopo la vita non c'era che l'ade, e l'ade era un luogo oscuro in cui sopravvivevano soltanto lemuri, ombre era un'esistenza dimidiata e ingloriosa priva di storia perché priva di luce. L'unica possibilità che nella visione del cosmo chiuso e privo di trascendenza i Greci riservavano alla sopravvivenza dopo la morte era la gloria, che si diceva kleos dal verbo clio, cioè udire il nome dell'eroe perpetuato per l'eternità nel canto epico dei posteri. Quindi il discorso di Sarpedonte è perfettamente logico e conseguenziale con questa visione cosmica. Poiché siamo mortali, possiamo guadagnarci l'immortalità soltanto splendendo nel momento della battaglia, dando o ricevendo la morte. Qui, in questa ideologia guerriera che sostiene la carica di corsa degli Opliti a Maradona, a Maradona a Maratona, siamo lì, si ha il mito fondativo dell'arte occidentale della guerra. Fate attenzione, qui devo rendere giustizia allo eh, studioso che ha come dire, eh, capito tutto questo, Victor David Hanson, l'arte occidentale della guerra. Da allora, da allora eh, l'occidente, la mente guerriera dell'Occidente non è mai più stata abbandonata fino a tempi recentissimi e ne parleremo. Con i superstiti di voi, quando affronteremo la quarta di queste conferenze, io vi racconterò della prima guerra del Golfo, 1991, come guerra televisiva. La mente guerriera, ma non solo guerriera, la mente dell'Occidente non è più stata abbandonata da quest'idea, dal desiderio di un'unica, cito Ensign, grande collisione di fanteria di un brutale, decisivo massacro con armi bianche tra uomini liberi, mortali e per questo immortali, aggiungo io, sul campo di battaglia. L'ideologia guerriera dell'Occidente consiste in questo desiderio, in questo sanguinoso desiderio di luce, in questo desiderio di un'unica, grandiosa collisione di fanteria, brutale ma decisivo massacro, eh, a viso aperto. Uh, ai ferri corti, fianco a fianco, ad armi bianche, anche quando ci saranno le armi da fuoco, gli occidentali continueranno a combattere così, tra uomini liberi sul campo di battaglia. Lo so che vi sembra strano, voi figli degenerati di questo tardo, decadente consumismo, ma gli occidentali penseranno la guerra sempre così come la corsa degli opliti sulla piana di Maratona. E, è strano a dirsi, fa strano anche a me, penseranno anche alla vita così. Penseranno il loro ideale di vita, anche in campi eh, non marziali, a lungo corrisponderà a quella possibilità. Gli eserciti schierati, faccia a faccia, senza trucchi, senza inganni, senza imboscate, eh? senza rimandi, senza differimenti. Mm. Si corre, si carica frontalmente e si decide chi vince e chi perde. Vado a prendere il treno per Milano.